La Fondazione Sorgente Group, insieme all'Archivio Storico della Pontificia Università Gregoriana, hanno promosso e realizzato questo ambizioso progetto di valorizzazione dei documenti antichi raccolti nel Fondo Clavius. La Pontificia Università Gregoriana di Roma, in Piazza della Pilotta, è dal 1930 uno dei centri più fervidi per la diffusione della cultura, secondo gli insegnamenti della Compagnia di Gesù. Al suo interno si possono ammirare le mura dell'antico imponente Tempio di Serapide, che proteggono un tesoro di inestimabile valore, l'archivio storico. Oltre 5.000 codici e documenti testimoniano l'intensa attività intellettuale e di ricerca del Collegio Romano dalla sua fondazione nel 1551. Obiettivo del progetto Clavius è far emergere la documentazione del gesuita matematico attivo nel Collegio Romano dalla fine del 1500 all'inizio del 1600. L'opera di Cristoforo Clavio presente in questo archivio consta di diversi manoscritti, ma soprattutto della sua corrispondenza fino adesso inedita. La Fondazione Sorgente Group, insieme ad altri amici, ci permette di realizzare questo sogno. E ci ricorda anche che soltanto con le nuove tecnologie sarà possibile far passare questo patrimonio del passato verso il futuro. Il Fondo Clavius costituisce uno dei nuclei più importanti di tutto l'archivio storico. 299 lettere inviate da tutta Europa dai maggiori studiosi del tempo e 7 manoscritti autografi. Al centro del progetto i documenti autografi e la corrispondenza tra il gesuita Cristoforo Clavio e Galileo Galilei. Galileo descrive le sue osservazioni del cielo grazie all'uso del cannocchiale, la superficie della Luna durante le sue fasi, i moti celesti. Così l'entusiasmo dello scienziato e i timori del religioso si confrontano. Grazie al sostegno della Fondazione Sorgente Group è stato possibile recuperare, restaurare e rendere fruibili questi preziosi documenti attraverso diverse fasi. I testi antichi del Fondo Clavius sono stati sottoposti all'operazione di depolveratura manuale con lo scopo di rimuovere tracce di polvere e di microorganismi non più attivi. Il carteggio è stato interamente digitalizzato. Ogni singola pagina o foglio è stato fotografato con l'impiego di una postazione adeguata alle esigenze del delicato materiale. Tutte le immagini sono state salvate ed elaborate per essere poi consultabili dal computer e fruibili. In collaborazione con alcuni istituti del CNR di Pisa è stato realizzato il portale Clavius on the Web, dove è possibile consultare l'immagine del documento accanto alla trascrizione del testo e visualizzare in vari livelli le analisi linguistiche e grammaticali effettuate sul testo latino. Finalmente, ora, per la prima volta, è possibile ammirare i preziosi documenti presso lo spazio espositivo Tritone. In mostra anche i documenti del gesuita Angelo Secchi, gli strumenti scientifici utilizzati per osservare e misurare la volta celeste del Museo Astronomico e Copernicano di Roma e il globo celeste della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma. La Fondazione Sorgente Group ha iniziato la valorizzazione già da parecchi anni per lo studio dell'arte e della cultura italiana. Il progetto di digitalizzazione del Fondo Clavius servirà per approfondire gli studi e poi resterà per le generazioni future. La Fondazione Sorgente Group ha valorizzato il Fondo Clavius, che sono dei documenti che ora stiamo esponendo in questo nostro spazio espositivo Tritone per la prima volta. E poi, quando abbiamo conosciuto Padre Morales, che noi stimiamo molto, abbiamo pensato di iniziare questa avventura. Siamo nello spazio espositivo della Fondazione Sorgente Group, che questa volta propone una mostra
molto particolare, una mostra non di dipinti, di sculture, ma una mostra di documenti. Questi documenti provengono dal fondo Clavius, che si conserva presso la Pontificia Università Gregoriana, nell'archivio storico, e su proposta di uno degli studiosi dell'università, il professor Martin Maria Morales, la Fondazione ha ritenuto di esporre queste opere e anche di finanziare interventi di conservazione su questi documenti, delicatissimi e importantissimi. Di che si tratta? Di una pagina importantissima della storia della scienza. Galileo Galilei, Clavius stesso, sono i protagonisti. Nelle loro lettere, nei loro testi, è possibile ricostruire la nascita stessa della scienza moderna, in questo dibattito tra fede e scienza, per l'appunto, che ebbe nei padri gesuiti dei protagonisti memorabili.